Quando inizia la realizzazione della Reggia di Venaria, ma soprattutto perché i Savoia decidono di realizzarla qui e in quel momento storico? La storia della Reggia di Venaria si può dividere sostanzialmente in quattro fasi. Se fosse un'opera, sarebbe un'opera in quattro atti. Il primo atto inizia alla metà del Seicento, nel 1658, quando Carlo Emanuele II, un giovane duca 25enne, con una madre molto oppressiva come Cristina di Francia, vuole in qualche modo prendere finalmente il potere, cosa che gli riesce difficile, e allora si fa realizzare questa grande residenza di caccia che è Venaria, anche per creare uno spazio, creare un posto che sia il luogo suo, una reggia sua, ben separata, ben distante da quella della madre che era il Castello del Valentino. Venaria in questa sua prima fase, dal 1658 alla fine del Seicento, è una grande residenza di caccia. Si chiama Reggia di Diana perché è dedicata alla dea della caccia, a Diana, ed è quello che viene chiamato da Castellamonte una residenza di piacere e di caccia, ma in realtà è un luogo anche politico, un luogo in cui la corte si porta, dove vengono ricevuti gli ambasciatori, dove si discute anche delle sorti del Ducato e dello Stato Sabaudo. Con Vittorio Amedeo II, alla fine del Seicento, inizia la seconda fase, il secondo atto di questa storia. Vittorio Amedeo II, figlio di Carlo Emanuele II, vuole trasformare Venaria, aggiornando nel gusto, in un palazzo più moderno. Nell'ambito di questo processo, che ha diverse fasi, succede anche che lo Stato Sabaudo da Ducato diventi regno, quindi Venaria ha tutte le carte per diventare una reggia. Prima, fino al 1713-14, il progetto è affidato a Michelangelo Garove, il quale muore in quell'anno, e arriva un architetto della Sicilia che si chiama Filippo Juvarra. E Filippo Juvarra diventa l'interprete di tanti desideri di Vittorio Amedeo II, compreso quello di fare di Venaria una grande reggia. Ancora oggi Venaria è una reggia che al suo interno ha alcuni spazi che sono diventati simbolici del barocco piemontese, italiano, potremmo dire europeo, dovuti all'attività di Filippo Juvarra, che è sicuramente oggi uno dei più grandi, riconosciuto come uno dei più grandi architetti europei, non solo italiani, del Settecento. Questa storia di Venaria, questo secondo atto di Venaria come grande residenza sabauda, come grande reggia sabauda, termina a fine Settecento con la conquista, con l'invasione francese e la conquista napoleonica degli stati sabaudi. C'è un tentativo di riportarli in auge intorno al 1815-1818, ma di fatto questo tentativo non riesce perché ormai gli stati sabaudi si sono ingranditi, c'è Genova che è diventata una città, una capitale anch'essa dei stati sabaudi, non si può avere un palazzo reale a Genova e un palazzo reale a Venaria, bisogna scegliere, i soldi non bastano per tutto e quindi Venaria in qualche modo viene sacrificata. Inizia quindi qui il terzo atto della storia di Venaria, che è la sua storia militare, una storia che comincia in varie fasi, cioè sono vari momenti, ma che la vede essere per esempio fronte al Novecento la grande sede di reggimenti di cavalleria che prima fanno risorgimento e poi partecipano a tutte le grandi campagne militari d'Italia. Una storia che poi si evolve come si evolve lo Stato italiano fino a essere una caserma per soldati che fanno servizio di leva, fino agli anni 80-90 del Novecento. Inizia poi il quarto atto, l'ultimo, quello che in qualche modo ha visto protagonisti molti di coloro che ancora ci lavorano, cioè la trasformazione di quello che era una residenza, diciamocelo pure, molto deteriorata, che aveva grossi problemi, perché comunque questo esercito, soprattutto nel secondo dopoguerra di caserma, aveva creato dei problemi importanti, e che prende Venaria e fa tornare a essere non tanto una reggia, ma la riporta alla sua bellezza architettonica originaria e trasforma Venaria in uno dei poli del turismo culturale non solo piemontese ma italiano e la inserisce da per sé nel contesto delle residenze europee. Venaria oggi è una delle protagoniste delle residenze europee, della Reggia d'Europa. Certamente ci sono nomi anche più famosi come Versailles, come Schönbrunn, ma oggi Venaria ha un posto, non mi sento di sbagliare nel dirlo, in prima fila tra le grandi regge europee. I turisti che vengono a Venaria per vedere la storia, l'architettura, l'arte di un piccolo paese europeo, quale furono gli stati sabaudi, ma di un grande paese per la storia che questo paese ebbe e che gli stati sabaudi ebbero all'interno del concerto europeo delle potenze. Gli stati sabaudi erano uno stato europeo, profondamente europeo, e quindi il visitatore straniero che viene a Venaria scopre una storia che anche se altra da lui in qualche modo lo riguarda. La sala in cui mi trovo è una sala che racconta i mille anni della dinastia e che presenta i protagonisti, proprio in fondo una Venaria viene a vedere una casa e qui scopre chi erano i padroni di casa. E poi gli raccontiamo la storia di questi padroni di casa e scopre che per gran parte questa storia lo riguarda, che sia inglese, che sia tedesco, che sia francese, trova dei pezzi di storia che lo riguardano. Quindi una voce piemontese, una voce italiana in un grande coro europeo di storia che è la nostra grande identità. Ci possono rubare altre cose, possono copiare le macchine, possono persino copiare i palazzi, ma la storia non ce la possono copiare.